Urbino Link, un nuovo modo intermodale di spostarsi coniugando la comodità del ferro con la gomma. Sì, assolutamente, soprattutto un servizio che esalta questa città universale che abbiamo il privilegio di avere nel territorio marchigiano. Urbino meritava un collegamento che potesse coniugare la strada ferrata a quello che è una possibilità di accesso a questa che è una realtà importante, ovviamente dal punto di vista soprattutto turistico e studentesco. Quindi nasce Urbino Link con un accordo con Adriabus. Abbiamo reso possibile che ciascuno dei passeggeri che utilizza uno dei 93 treni che fanno scalo a Pesaro possa ogni mezz'ora avere la certezza di un collegamento per Urbino, ovviamente il tutto utilizzando l'unico biglietto, perché dovevamo lavorare sulla comodità, quindi credo che ci sia veramente più di un significato dietro questa iniziativa. Oltre Urbino, questo modello di mobilità può essere esportato anche in altri contesti, in altre realtà importanti delle Marche? Sì, assolutamente, perché quelle città che non hanno appunto la possibilità di un collegamento diretto possono sfruttare i link ce ne sono già per il Conero, per quanto riguarda l'Università Politecnica delle Marche. Anche a Fermo c'è un link e vorremmo lavorare generalmente su questo servizio, che ha anche lo scopo di aumentare l'appetibilità del trasporto ferroviario. Noi dobbiamo ancora lavorare molto perché la strada ferrata possa essere un'opzione principale, privilegiata per le scelte dei nostri utenti, cosa molto importante perché sappiamo che spesso le nostre autostrade non sono estremamente fluide, allora anche per la parte sud delle Marche sarà decisivo e strategico che l'accesso al mezzo ferroviario possa essere favorito per avvicinare quegli obiettivi che sono poi tipici della transizione ecologica, che devono favorire comunque il trasporto pubblico anche come contributo al miglioramento dell'ecosistema e della qualità ambientale della nostra regione.